penso che un sindaco in una città come questa deve fare almeno due termini, almeno due mandati, per poter scoraggiare quelli che aspettano che lui si dimetta o che venga meno per continuare a mantenere inerte la macchina. Se la macchina sente che questo sindaco resta altri 5 anni, la macchina si indebolisce, la macchina della resistenza e dell'inerzia. Io credo che due mandati siano indispensabili. Le accuse sono stonate, tutte quelle che vengono da fuori e che riguardano Napoli sono accuse stonate, non le sanno cantare, ma per cercare di moderare i termini di quelli che si allargano troppo nei nostri confronti, un po' più di rispetto, può essere che serva la querela, può essere che serva. Noi abbiamo un problema con l'informazione, la nostra informazione è scadente sul piano europeo proprio, della libertà di espressione. Il nostro giornalismo è diventato meno un giornalismo di professionista dell'informazione e più un giornalismo di impiegati di un'azienda, che devono perciò all'azienda e a quel consiglio d'amministrazione il loro fatturato, il loro prodotto, che deve essere in linea con i canoni dell'amministrazione.